E va bene. Stavolta accendiamo così, visto che poco fa che prima ci ha martucato. Ok, dobbiamo passare comunque da dentro. Com'era preferibile. Oh, ciao Daniel! Of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. I trust you've learned your lesson. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Lo disconosco. I've seen your kind, time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. No, dai, nuovo, no. Flame seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. Ci massacriamo così, allora. Aia. Aia. Si è curato di nuovo il merda. Aia. Vabbè, allora dillo. Che vedo il meccanismo e la Madonice. Che vedo il meccanismo, non so dove va messo. Ma ora la Madonice. Io intanto vorrei vederla. È uno spadone. Wow. Uno spadone intriso da fiamma oscura. Piuttosto comode. Vediamo un attimo di nuovo, scusa. Dove è messo? Ci vuole 15 di fede e 15 di magia.
poi 170 punteggio di partenza, non so quanto sia buono oppure no. Poi anche degli effetti secondari, se non mi sbaglio, perché le cose le guardo una alla volta. Sì, il danno dall'oscurità. Sarà sicuramente il tizio che c'era davanti la porta della tipa con cui ho parlato, che mi invitava ad andare via. Ok, abbiamo usato la chiave del meccanismo. Capito, si potrebbe togliere sta cosa, grazie. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou'rt the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. Tis good. I promised Uncle Gale I would. Tis good. The door is. Ok, il discorso ormai è finito lì. Inutile continuare a fare chiacchiera con le stesse tre parole. No! Ah, ok, ti immagini, mi diceva non si apre da questo lato. C'è una stanza. Il marchingegno non si muove. Sarà sicuramente a scendere. E allora la breccia c'è, il falò è acceso. Possiamo continuare. Io sono venuto fino a qua per niente. Solo per incontrare questo che ha tentato di ammazzarmi, va bene. Ok. Saliamo un attimo sul tetto, vediamo se c'è qualche cosa da raccogliere. No. Ok. Riprendiamo la strada di qua. Era lui che sentivo. C'è qualcuno alle mie spalle. In alto. Lo sapevo io. Dove cavolo? Un po' alla vigliacca, ma io potevo anche riposarmi in quel falò, no?
E invece no! Non ci ho pensato. L'ho soltanto acceso. Se smetto di mancare. Ma perché non lo attaccavo alle spalle? Non l'ho capito. Tipo così, vedi? Vedi? Magari lo levi l'arco? Grazie. Sono gentilissimo. Quando fa quello che le si chiede è veramente fantastico. Ma non lo vedi che sono distante? Ce la fai? Vabbè. Ma quanti siete, Ma quanti siete? Soprattutto io, perché non recupero tutte le fiaschette. No dai, l'avevo sposato lo scudo e gli è partito il calcio. Un po' di sfiga qua. Quasi riscende il percorso centrale. Isa! Aia! Con questo personaggio non ho sbloccato la quest della lama oscura, quindi non posso farci niente.
Mi dispiace sempre che non ho... Non ho pensato a ricaricare le fiaschette. Ebba! Ah, veramente? Ma quanta gente c'è in questo... Il problema è che se crepo male... Ma tu guarda! C'è la possibilità di andare sopra la cappella. No, vabbè. Tanto sicuramente prima o poi crepo. Vi taglio il video e ci passo. Quell'albero è fatto apposta per tornare, di lì si ci deve andare. Va! Ora si ricambano tutti i lupi della calla qua. Ciao. Sei ancora vivo? Torcia dei devoti. C'è un bel po' da esplorare qua comunque. Aia. Oh, aiaccio. Perfetto, l'ho avvelenato. Nel frattempo che facciamo? Attiriamo l'altro?
sono indeciso. Ringraziamo il mio arco che è una gittata maggiore della sua. Dai. Sono stanco di aspettare. Un po' di azione. Dai, su. Va bene, torniamo indietro. Ok, Dani. Se c'è qualche problema, dimmelo. Ti do volentieri una mano. Io di qua dove cavolo devo andare? Da nessuna parte, perché devo scendere di là. Come che non riesco? E questo quando è che non l'ho visto? Su? No, 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 levati, 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 levati. No, 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 c'è un sanguinamento. Serve la torcia. Dov'è la torcia? Thank you.
Va bene, prima di perdere tutte le anime, meglio che me ne vado all'ultimo falò. Adesso ce li attiriamo uno alla volta. Dai, che schifo! Ma stavolta non mi faccio passare più da me. E basta, rilassati. Perfetto. Eventualmente bisogna vedere sulla guida se c'è un altro modo per accedere al DLC di... che è quello che sto facendo. Ora scendiamo. Ma però voglio eliminare tutto lo schifo che c'è qua. Che merda. Ecco, cadi di sotto e non rompere più Maron Glacé. Ma c'è lo schifo di qua, ma... Scorciatoio e falò. No, voglio andare un attimo di là. Resina umana. No, di là si scende. Allora aspetta un secondo, va. Io che sono una persona coerente e faccio sempre quello che dico, torno indietro e cambio idea. Andiamo a sbloccare un attimo il falò. Ok. Sì, io in realtà li sto facendo alla prima run, però il discorso è che la guida stessa consiglia... No, perché? Era già attivo questo falò. E sono dove ho parlato con la tizia. Che mi dice sempre le stesse tre frasi. Aspetta, quello che c'è qui fuori c'è ancora. O è confermato che è quello che mi ha invaso e quindi l'abbiamo ammazzato. L'abbiamo ammazzato. Quindi era il tizio di poco fa. Perfetto. Risaliamo sopra. Stavo dicendo, la guida stessa consiglia di affrontare i DLC a un livello superiore al 100, quindi consigliano di fare tante esperienze, però non sconsiglio di farla la prima run. Thou hast a pact made with, so I wish to tell thee all. Behold its size. This is my canvas. It's to be a cold, dark and very gentle place. But first I must see flame. Yeah. I wish to paint a picture of a cold, dark one day. That's why I must see. E allora, questo qua si ricollega al dipinto di Dark Souls 1. Fa capire che i mondi di Dark Souls non sono altro che tele dipinte, in teoria. Comunque. Chiacchiere a parte, torniamo sotto. Anzi, rimaniamo con la torcia.
che sta ruttando. Vergognatevi. Se io faccio così intanto, così mi do un aiuto anche io. Questo è un vicolo cieco. Anche perché così li ammazzo con un colpo solo e il mio compito diventa meno gravoso. Anche perché mi sta un po' schifando. Fermo. Tutto male che fare. Sto casino per una gemma del sangue. Ah, che fastidio. Invece quello che ti consiglio vivamente non è tanto il livello quanto cerca di trovare tutte le fiaschette di Estus, perché come vedi serve tanta autonomia. Questa è ancora qua. Le abbiamo finite. Allora, c'era una leva da usare là. As ashes will be, ever seeking fire. Pure pensavo che partiva tipo uno scontro contro qualche boss. Invece no. Come fa ad attaccarmi lui? Cioè, sono stato attaccato dalla lucertola, non ci credo neanche se me lo dimostrate. Moi.
assurdo. Un grande stanzone vuoto. Adesso vediamo che cosa porta fuori. È completamente vuoto questo stanzone, ok. Ah vabbè, ma siamo sotto la... Vabbè, facciamo così. L'ultimo falò visitato. Ma infatti è la prima volta che mi succede. O è qualche mostro che era dietro il muro e mi ha colpito, perché sappiamo che Dark Souls queste sorprese le dà. Oppure veramente non so che cosa dire. Leave us be, sweep. Vabbè, però ogni tanto cambia la sta frase. Ora inizia il vero scontro. Visione di morte. Yebe! Scusi. Lei che si lamentava che vede la fiamma tremare. È disposta alla chiacchiera. È disposta alla chiacchiera. Bring Frida to me, please. Dost thou not see the flame flickering once again? Soon will it surge. I can see it, feel it. Only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. I would snuff out these ashes for good. Ok. Quando dicevo di essere disposti a parlare intendevo un'altra cosa, però. Vabbè. Ricordo molto Priscilla che stava dentro il quadro nel primo Dark Souls. Smetto di prendere le mosche. Si può stare visto che sono fuori dal quadro. Nessuna pietà. Aia. Quindi quando mi fa l'attacco dopo che è diventata trasparente, non devo provare a pararlo, ma devo schivare una bella rotolata. Ah, mi ha anticipato.
ci devo andare incontro subito. Hai visto? Hai visto come si prendono gli schiaffoni? Dove è finita? Adesso sono in 2 contro 1. Ho detto al padre. Credo.
Ok. Se finisco di sbagliare, magari. Vabbè, mi sono fatto fregare un'altra volta. Via. Oh, è fortissimo.
Grazie, grazie, veramente grazie. Wow. E vai, accumulo di rifiuti. E questa è la cesta per l'altro DLC. Perfetto, quindi questo DLC è finito. Ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.